Ciao a tutti qui Superlupin 777 e benvenuti in questa nuova puntata di Pocket Tuesday, la serie dove andremo a svolgere lotte su Pokémon Showdown con Pokémon estratti a caso qui su Random Pokémon Generator. Quindi andiamo appunto ad estrarre i nostri 6 combattenti. Abbiamo Skutank, Zapdos, Aron, Gloom, Bergmite, Chimchar. Poteva andarci molto peggio. Ecco, ora mi sto domandando soltanto se quello Zapdos sia overused. Temo di sì. Nel caso in cui fosse overused siamo un po' nella merda, ma fa niente, vediamo un po' cosa salta fuori. Allora, questi set fanno paura. Paura però in senso negativo del termine. Purtroppo, davvero, ho avuto un pochino, non di impossibilità, perché alla fine qualcosa di decente poteva anche saltare fuori. Soltanto che volevo fare un po' di set forzati, diciamo. Quindi il risultato non so cosa possa essere, ma sapete benissimo, ve l'ho spiegato più di una volta, che qua su Pocket Tuesday o comunque sulle serie qua su Showdown, quasi in generale, mi piace giocare per divertirmi, non per vincere le lotte. Comunque, vediamo un po' cosa riesce a saltare fuori. Abbiamo uno Skuntank, che ho chiamato Punk, con il corpetto assalto, abilità scoppio, mosse, inseguimento, poison jab, quindi vela in puntura, carineria e sucker punch, sbigo attacco, perché mi serviva una mossa di priorità, altrimenti tutto il mio team era senza mosse di priorità, cosa che non bisogna fare. 4 EV, anche Sucker Punch non è che sarebbe esattamente il massimo, perché può fallire in caso l'avversario non attacchi. Comunque abbiamo 4 EV a caso in HP, 252 in attacco con natura decisa, quindi per attacco meno attacco speciale, 252 in difesa speciale, per dare un senso a quel corpetto assalto che era lì. Ho deciso di metterglielo. Thunderstruck, il nostro Zapdos con i leftovers, quindi con gli avanzi, che non è totalmente difensivo. Gli ho messo un po' di EV in attacco speciale perché mi piaceva il numero 300, quindi volevo farlo arrivare a 300. 252 EV li troviamo in HP, 76 in difesa, 56 appunto in attacco speciale, 124 in difesa speciale, natura bold, sicura, più difesa, meno attacco. Mosse, Defog, scaccia bruma, gliel'ho messa così perché mi serviva un Defogger o Rapid Spinner. Avrei potuto metterlo in effetti anche a Punk, a Skuntank, che ho scoperto possa che può imparare come si chiama, scaccia bruma, però penso sia su MT in quarta generazione, non lo so. Appunto a Defog, Roost, Trespolo, Heatwave, Onda Calda, Volt Switch, Invertivolt, 252 via, no, quelli li ho già letti, scusate, sto impazzendo pure io. Abilità pressione, naturalmente passiamo a Red, il nostro Aron con la Custap Berry, che è la bacca crela in italiano. Abilità Sturdy, quindi vigore, mosse, Iron Head, Metal Testata, rimonta, e dopo vi spiego il perché, ma anche penso l'abbiate già capito. Endeavor, no, gli ho messe due volte, perché questa qua in realtà doveva essere Endure, che è resistenza, Steltrock, che sono le levitorocce, Endeavor, che è rimonta, appunto. Cos'è il mio obiettivo? Farmi mandare allo Sturdy, al vigore. Infatti, se guardate, ho 252 V in attacco e in velocità, quindi nessun investimento nelle difese. La difesa fisica è comunque molto elevata, ma quello che punto è appunto farmi mandare a un PS o tramite il vigore o tramite la resistenza che ho messo in caso di levitorocce varie o cagate simili. Dopodiché usare rimonta con la Custap Berry, quindi con la priorità naturalmente all'interno della priorità della mossa. Quindi se il mio avversario va ad utilizzare una mossa di priorità superiore allo 0, quindi la più 1 in su, naturalmente mi outspeeda, ma all'interno della priorità 0, ecco, Endeavor può attaccare prima. Questo è il senso della cosa, non so se avete capito. Lo vedrete dopo comunque. Bavosa, Gloom, con level condensa, clorofilla come abilità, dobbiamo muoverci. Leech Seed, quindi parassi seme, Sleep Powder, questo Pokémon devo dire che mi fa cagare. Sleep Powder, che è il sonnifero, Sludge Bomb e Giga Drain, quindi Giga Assorbimento e Fango Bomba, 156 EV, sia in PS che in difesa, particolare questa cosa, natura sicura, 196 in difesa speciale. Passiamo a Demone, il nostro Bergmite, che è simile a Red, anche se non uguale. L'ho fatto anch'esso con lo Sturdy, Custap Berry, Mirror Coat, e attenzione, questa qua è la differenza. Ho il Mirror Coat, quindi lo specchio velo, per spiazzare difensore, cioè per spiazzare gli attaccanti speciali, ce la posso fare a parlare, in quanto ho una difesa speciale ridicola, guardate, 35 di statistica base, quindi vado a distruggere così
i miei attaccanti speciali avversari. Infatti, ho massimizzato i PS in modo tale da restituirgli un danno ancora maggiore. Ho la ripresa in caso in cui mi trovi davanti un attaccante fisico, perché avrà parecchie difficoltà a buttarmi giù. Guardate un po' che difesa, nonostante non sia ancora evoluto. E in Avalug, e quindi niente, alla ripresa alla Avalanche, che è slavina per colpire i miei nemici, perché sarò più lento di loro quasi sicuramente, avendo 28 di statistica base in velocità. E Tossina, tanto per, Macaco, Chimchar, Conchoi Scarf, Ferropugno con abilità, mosse, U-turn, quindi retromarcia, tuono pugno, fuoco pugno e colpo basso, 252 V in attacco e in velocità natura decisa, 4 V a caso in HP. Ci abbiamo messo un secolo, ma ce l'abbiamo fatta, passiamo alle lotte. Ok, potrebbe essermi utile Punk, soprattutto per quel Chandelure che mi preoccupa un pochino. Master tipo ghiaccio, ce l'ho soltanto con Demone. That team though. Lo so, amico, lo so. Iniziamo con chi? Defogger non ne ha? Attenzione. Red, presentati sul campo di battaglia, all'istante. Garchomp contro di me. Perfetto, non potevo chiedere di meglio. Se riuscissimo a levare dalle palle subito questo Garchomp. Source Dance dalla parte avversaria, vado per le Steltrok. Tranquille, tranquille. Tranquille, tranquille. Adesso. Prevedo l'attacco del nemico o non lo prevedo? Sta tutto qua, sta tutto qua. Perché andare per un Endure vorrebbe rivelare. Sarebbe come rivelare la mia strategia. Andare per l'Iron Head romperebbe il mio vigore perché l'avversario ha il cartavetro. Rischio. Rischio, vado per la rimonta, ti prego, attaccami, Diez, perché? Perché mi vuoi male? Perché mi vuoi male? Adesso vado per l'Endure, attenzione. Attenzione, devo riuscire a resistere con un solo PS. Perfetto. Perfetto, bravo che ce l'hai fatta. Adesso andiamo ancora per la rimonta. L'avversario non si immaginerà della mia custom berry. Perfetto, e Garchomp va ad un solo PS. Grandissimo. Grandissimo, Dragonclaw a vuoto naturalmente. Garchomp che ha al massimo 333 di velocità, io non ho nessuno. Sufficientemente veloce, ma ho Punk dalla mia. Attenzione, ho Punk. Ho Punk che ha il Sucker Punch. Quindi, andiamo proprio per questa mossa, direi. A scanso di equivoci, so che magari l'avversario deciderà così di preservare. No, non ha senso preservare il suo Garchomp perché ci sono delle rocce piantate nel suo ano. E ricordo che non dovrebbe. A meno che io proprio non stia facendo un fail assurdo, avere Rapid Spinner o Defogger. Non penso che alcun suo Pokémon possa apprendere una di queste mosse, ma facciamo partire il timer. Sì, facciamolo. Così mi va oggi di fare partire il timer. Dimmi che il mio avversario si è dimenticato del mio tipo buio, perché a me capita spesso di dimenticarmi. No, no, proprio più lento di me, quindi ciao, ciao. Punk sta facendo una strage, complimenti, complimenti. E mi serve ancora quel Punk, perché Chandelure è fottuto se li gioco in campo Punk. È fottuto. Lasciate che ve lo dica. Lascia che io ti bovo. Contro Megatron, sinceramente però, vorrei ritirarti. E mando in campo il mio Thunderstruck! Bam, 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 perché è messo molto meglio contro di lui. Molto, molto meglio. L'avversario va anche a calarsi la velocità da solo. E io andrei per un Volt Switch, prevedendo magari un campo avversario che non arriva. Non arriva questo cambio. Quindi mandiamo in campo Bavosa. Bavosa. Pensavo che l'avversario, adesso vi spiego cosa è successo nella mia testolina, predictasse una mossa di tipo fuoco tale. Cioè, quale è Heatwave e mandasse in campo il suo Chandelure. Però in effetti Chandelure si vede più che altro con l'intrapasso. Quindi ho anche sbagliato io. Andiamo per gli Sleep Powder, visto che l'avversario ha la velocità calata, no, eh? No. Fa niente, va bene anche così. Va bene anche così, dai. Macaco. Sì, sto cazzo che lo butta giù in un solo colpo. Rimandiamo in campo lui. E questa volta non sbagliamo, andiamo per Heatwave dritti dritti e questo Megatron ce lo leviamo di palle. Perfetto, non lo leviamo di palle comunque. Arriva il Meteor Smash dell'avversario che comunque non è molto efficace. E questo fa sì che io possa andare per che cosa? Roost, forse potrei andare anche per il Roost. Ma vado per il Volt Switch, sto cazzo. E in effetti
mi dà ragione la mia mossa perché entra in campo Fancy Candle dalla parte avversaria e oh, Fancy Candle, sono un difensore speciale perché ho l'Assault Vest e ti ho intrappolato col mio inseguimento. Sostituiscilo, quella bella Fancy Candle. Ti sto aspettando e invece no, il fuoco bomba dalla parte avversaria. Attenzione, ma sono comunque in grado di buttare giù Fancy Candle avversario. Eccellente. Sono felice perché ora entra in campo Washer dalla parte avversaria e l'avversario si è ritirato. Guardate, perdere in overused contro il mio team, davvero. Deve essere una cosa che non voglio provare questa sensazione, non voglio provarla mai. Quindi, una vittoria per noi, presumo sarà l'unica, ma fa niente. Gliscor, Celebi, Tyranitar, Goodra e due bei spettrini, uno spettro buio, uno spettro velone con un Digengar e Sableye. Ma Defogger Rapid Spinner? Celebi può imparare di Fog? Mi sa di sì. Non lo so, Però manderei in campo il mio Red, come al solito. Red è cattivissimo. Red che ha dato molti problemi all'avversario di prima, sì, gli ha fatto fuori il suo Garchomp. Tyranitar dall'altra parte. Steltrock subito piazzate nel culo. Pam, pam, pam. Tanto il danno da sabbia per me non esiste, entra Gliscor dalla parte avversaria. Eccellente, Gliscor. Fai pure ciò che meglio credi contro di me. Adesso, contro questo Gliscor, io non devo rivelare ancora la mia rimonta. Cosa posso fare contro questo Gliscor? È una bella domanda. Potrei mandare in campo il mio demone, in effetti. Ma mi sembra una cosa un po' forzata. Quindi vado per l'Iron Head, anche se non farà nulla al mio avversario, che mi manda al Focus. E al Focus Sash, sto cazzo. Al Vigore. Adesso però posso andare per la rimonta. Lo vado? Lo faccio? Lo faccio. Vediamo un po' se l'avversario ci casca come un polletto. Ti prego, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Se facesse una protezione adesso sarei fottuto. Davvero fottuto. Perché perderei la mia priorità, se così la vogliamo chiamare, la mia velocità maggiore rispetto all'avversario. E per fortuna si fa prendere la mano, va dritto dritto per un terremoto. Certo, va a ristabilirsi parte della salute, ma ciò non gli sarà utile. Sufficientemente utile, meglio. Adesso. So di per certo che a Bavosa non può fare molto il mio avversario. Lo so di per certo. E gli piazzerei dei semini in culo. Quasi quasi. Quasi quasi glieli piazzo. Ma se avesse il mangiaerba, il suo Goodra. E se Goodra avesse il mangiaerba? Sarebbero cazzi amari. Molto, molto amari. Ma io me ne sbatto il cazzo, vado per il Leech Seed e in effetti l'avversario va per la tossina, probabilmente sotto effetti di droghe, di stupefacenti, il mio avversario, ma va bene così. Va bene così perché vado per lo Sleep Powder prevedendo magari un cambio avversario, cambio che arriva o non arriva. Arriva, arriva, entra in campo Sableye, vai a Nanna, vai a Nanna, pezzo di cacca, vai a Nanna. E adesso mi sarebbe stato utile il... Come si chiama? Aiutatemi. Aiutatemi. Mi sarebbe stato utile il play rough. Ma l'avversario si è disconnesso? Ho visto una strana scritta. Mi sembrava che si fosse disconnesso. Sì! Si è a tutti gli effetti disconnesso. Un'altra vittoria per noi. Sì, so che se faccio forfait è come se perdessi io. Lo so. Però frega il cazzo, non ho voglia di aspettarlo 2 minuti. Se si è disconnesso vuol dire che si è disconnesso. Tutti i volanti della parte avversaria, bello, bello, sapete perché è bello? Per le Steltrock di Fogger, sì, ce li ha e come. Potenzialmente lui è il più probabile. Penso che lui sia il più probabile, ma è accessibile a diversi suoi Pokémon, anche Pidgeot volendo con l'MT può impararla. Non so perché uno dovrebbe avere un Pidgeot di Fogger, ma può darsi, perché no? Il timer facciamolo partire. Io parto sempre adesso con il mio Aron perché è una bestia sacra. E siamo a 2 vittorie, incredibile. Non ci voglio credere. 2 vittorie con questo team. Cioè, guardate, guardate che elementi. Zapdos sembra una cosa bella all'interno di questo team. In realtà è una merda perché ci fa giocare in overused. Altrimenti qua apriremmo i culi. No, vabbè, non è vero.
li apriamo lo stesso. Comunque l'avversario non sembra prendere una decisione, il che mi lascia traumatizzato, molto traumatizzato devo dire, perché non so, puoi fare quello che vuoi contro il mio team, poi inizia con qualcuno, dannazione. Non è una scelta così ardua. Non è che ho Pokémon che possono intimorirlo, almeno ad un primo sguardo. Quindi non riesco a capire perché questa esitazione da parte dell'avversario. Ok, una scelta dell'avversario incredibile. Non me l'aspettavo più. Ormai aveva soltanto 40 secondi rimanenti. Steltrock all'istante. Vai pure per l'Invertivolt, pezzo di sterco. Vai pure. Ti insegno io a Invertivoltare. Ti faccio uno Steltrock dritto dritto sul coppino e vediamo un po'. Scoppio dalla parte avversaria potrebbe essere un'abilità di quel Drifblim. Quindi potremmo avere questa abilità in comune. Il mio Skuntank e il suo Drifblim, ecco, potrebbero avere scoppio in comune, ma presumo che possa avere anche l'Agile Tecnica. Anzi, secondo me è più probabile che abbia l'Agile Tecnica. Peter Master, però mi stai facendo girare i coglioni. È possibile che per ogni decisione ci devi mettere una vita e mezzo? Io esco, eh. Io esco da questa lotta. D'avviso. Hai ancora 20 secondi, dopodiché me ne esco, perché ragazzi, non posso fare una lotta così. Guardate prima, su 2 minuti ha usato 1 minuto e 20 per scegliere il primo Pokémon. Adesso su 2 minuti già ha usato 30 secondi e non ha ancora deciso un cazzo. E no, dai. Che palle. Basta. Mi hai rotto il cazzo. Contatela come sconfitta se volete, ma mi ha rotto le Possibile lead. Skarmory. Tutta la vita. Rapid Spinner. Hippodown. Può impararlo? Non lo so. Skarmory comunque presumo sia il lead avversario, ma potrebbe benissimo essere anche quel Jolteon, sapete? Se non lo sapete ve lo dico io, potrebbe essere anche Jolteon. Adesso, pensa, pensa, cosa fare? Mandiamo in campo Red? Potrebbe essere una scelta. Ma questa volta non so se mandare in campo subito Red. Sì, mandiamo in campo subito Red e sti cazzi. Le rocce le voglio mettere. Le rocce le voglio mettere perché non sono sicuro del fatto che Hippodon possa imparare il Rapigiro. E Skarmory può imparare di Fog. Oh, mi stanno sorgendo tutti i dubbi adesso. Probabilmente sto dicendo una cosa scontatissima, perché Skarmory è un Pokémon veramente molto utilizzato, quindi saprete benissimo tutti se può imparare di Fog o no. Probabilmente poteva tramite MT in quarta generazione, però non so se possa impararla normalmente. Di Fog, chi è che la può imparare? Sto guardando a destra perché sto guardando se Skarmory la può imparare, appunto. Lopunny dalla parte avversaria e Skarmory sembrerebbe di no, ma tramite MT e MN, non so, sti cazzi, vaffanculo. Lo scopriremo solo vivendo. No, no, tu rovini la. No, non rovini un cazzo. L'avversario si è disconnesso, davvero? Stavo pensando al fatto che poteva rovinarmi la festa con il suo bruciapelo. Questo aspettiamo che si disconnetta del tutto perché tanto sono solo 60 secondi. Stavo pensando che l'avversario avrebbe potuto rovinare tutto col suo bruciapelo, avrebbe fatto saltare il mio vigore e quindi rovinato la mia festa. Ma io ho messo resistenza per un motivo, appunto per questi cagacazzo. La Panni che non può buttarmi giù subito, credo. Non lo so, ma comunque penso che l'avversario si sia disconnesso definitivamente, perché non dà segni di tornare in 30 secondi passati. Aspettiamo questi ultimi 20 secondi canticchiando con Red, anzi ballando con Red. Guardate come va a tempo di musica, una musica che sente soltanto lui. Ma 10 secondi rimanenti, attenzione, parte il countdown. Vediamo se Rocco avrà la meglio su Vulcano. Vulcano non è neanche il campione della Lega, quindi è una merda. E invece Rocco è il campione, quindi va a vincere anche questa lotta, vabbè. Questa qua diciamo che va a compensare la lotta di prima da cui mi sono ritirato. Annulliamole. Questa non è una vittoria, quella di prima non è una sconfitta. Possibile lead, tu tutta la vita, tu tutta la vita. O anche Crobat. Anche Crobat. Ragion per cui Thunderstruck! Boom, 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 boom. Mold. Proprio cannato in pieno. E Volt switchamelo tutto. Perché voglio Volt switchare? Sì, sto usando questi termini un pochino obbrobriosi, ma va bene così.
Voglio volt switchare perché l'avversario vuole farmi un pochino di sleep powder sul crapino. E io non lo voglio vedere il tuo sleep powder sul mio crapino. Quindi mandiamo in campo appunto il mio Bavosa e vediamo un po' che cosa succede. Che cosa potrà mai succedere contro questo mold. Oh, lo so che devo giocare io. Spora, scusate, non sleep powder. Scusate, lui ha la spora. Perché lui può. Io no. Adesso. Il mio avversario cambierà Pokémon. Sto riflettendoci, sto riflettendoci. Sì, lo farà e io gli sparo un Leech Seed in culo. Sì, lo farà, ma è il Pokémon che non riesco a toccare. Avrei voluto mettere Entro Forza Fuoco, prima ho pensato, su Bavosa proprio per contrastare Pokémon come Ferrothorn e soprattutto anche Scizor. Anche se Scizor già in minor. Diciamo in modo minore perché potevo colpirlo sempre con il mio Leech Seed. E invece ci ho ripensato, ho detto, ma mettiamo lì due mosse stabbate, eh? Che genio del crimine. Adesso che cazzo faccio? Thunderstruck. Per forza. Thunderstruck può recuperare la vita, può colpirlo con Heat Wave, può liberarsi dalle rocce che mi ha appena inflitto su per il culetto. E che fare? Direi che me ne libero subito. Non voglio vederle. Un minuto di più sul mio campo di battaglia. Magirupt contro di me. Quindi facciamoli calare l'evasione. Cosa fondamentale, fare calare la visione del nemico. Non è vero. Non serve un cazzo. Almeno in una lotta così non serve una sega. Adesso. Riflettiamo sulla farce. Riflettiamoci attentamente. Non ho mosse super efficaci su di lui. Questo potrebbe essere un problema. Se non avessi demone e tutti quei coglionazzi lì all'interno della mia squadra. Ma devo sacrificare un Pokémon e credo proprio che sacrificherò Bavosa. Magari prevedendo. No, sto cazzo. Fire Blast così distruttivo proprio. Non ha vie di mezzo. Attenzione. Attenzione al mio demone. Che se dovesse riuscire in questa giocata davvero ci divertiremmo davvero molto con quel Magirupt avversario. Sarebbe davvero molto divertente. Ah, gli ho messo la Custap Berry a lui per fare una bella ripresa nel caso in cui dovesse riuscirmi questo giochino. Giusto per andare a spiegarvi come mai non c'è Evolcondensa. Non c'è anche Evolcondensa perché voglio essere danneggiato specialmente molto gravemente, ecco. Fa anche la rima, quindi va bene così. Magirupt, fai la tua scelta. Fai pure la tua scelta. Chissà cosa sta pensando il mio avversario in questo istante. Secondo me si sta cercando tutte le mosse che può imparare Bergmite. E non sono molte purtroppo, quindi vedrà il possibile Mirror Coat, dannazione. Secondo me se le sta stilando tutte, cioè se le sta guardando tutte. Per capire che cosa io voglia fare contro Magirupt, perché davvero è un po' ridicolo guardarli a confronto. Abbiamo un vulcano contro un cubetto di ghiaccio, perché questo non è un iceberg, è un cubetto di ghiaccio. Ma Toriko, fai la tua scelta. Fai la tua scelta. Non star lì a guardarti tutte le mosse. Io intanto devo guardare quella roba di schermo lì perché mi sta tormentando, se no ci penso tutto il giorno e ho altro a cui pensare, onestamente, non ho voglia di pensare a Skarmory tutto il giorno, quindi Skarmory Pokédex, vediamo un po'. Learn set. Learn set. Ok, tramite MN. Ah no, è vero, qua non mi segna un cazzo. Come MN o MT. Perché sono le MN MT di sesta generazione, quindi non esiste più. Comunque, tramite Egg Move no, tramite livello naturalmente no. Non lo so, non lo so. Forse appunto soltanto tramite. Ok. Va bene così, Magirupt. Va bene così. Viene spiazzato via dal mio specchio velo. E vorrei vedere davvero la faccia del mio avversario dopo questa giocata. Davvero ci terrei a vederla. Molto. Ripresa, quindi sfruttiamo la mia Custap Berry. Anche dopo questa Custap Berry attivata vorrei vedere ancora la faccia del mio avversario. Va per lo U-turn e purtroppo sono tornato in vita, amico mio. Amico mio, entra in campo Mold dalla parte avversaria, eh? Addormentami. Sto proprio aspettando questo, grazie, grazie. E ora sei nei cazzi. Sei nei cazzi amari perché non puoi più addormentarmi Pokémon. Demone era praticamente inutilizzabile perché non potevo più utilizzarlo a granché.
Grazie di aver fatto il mio gioco, amico. Grazie mille. Adesso non puoi più addormentarmi nessuno per via della sleep clause. Sleep clause che qua è molto restrittiva su Showdown, perché non è che è come quando giochi in libertà che puoi comunque addormentare un po' come dell'avversario. Qui no, non te lo fa fare. Mi spiace, Mold. Mi spiace. Oh, sto cazzo. Riconnettiti, dai. Ti prego. Ah. Dai, ti prego. Dimmi che siamo ancora in lotta con lui. Ace Ventura, ma. Che cazzo? Ok, siamo tornati giusto nella nostra lotta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta in qualche maniera, ma chiuditi pubblicità. Ero un po' confuso perché vedevo Pokémon diversi, ma in effetti ho mandato in campo il mio Thunderstruck. Adesso. Cosa fare? Andiamo per il Volt Switch. L'avversario magari deciderà di switchare Pokémon. Invece no, va dritto dritto per un Ice Punch. Volt Switch arriva. Aspetta, scusami un attimo. Amico mio, amico caro. No, ci sta che sia più veloce di me, in effetti. Ci sta tutto. Ma ti mando in campo mio macaco, quasi quasi, sai? Ma l'acquagetto lì. L'acquagetto mi distrugge. Questa giungla mi distrugge. E l'acquagetto mi farebbe un culo di epiche dimensioni. Quasi quasi ti mando in campo Red, che ancora non è potuto presentarsi sul campo di battaglia. Red, vai. Presentati pure. E andrei per le Steldrock, tanto per infastidire un pochino l'avversario, ancora quel tanto che basta. Vediamo un po' l'avversario come risponde alla vista del mio Red. Qui purtroppo non penso di poter attuare la mia strategia. Per il semplice motivo che Ace Ventura può avere l'acquagetto. A meno che non sia bloccato per via di qualche strana Choice Scarf che potrebbe avere Ace Ventura in Gelopugno. In quel caso sarei veramente contento. Lo vediamo adesso. Se dovesse insistere col Gelopugno è un chiaro segnale che il mio avversario è scarfato. Se invece dovesse andare per il cascata, e beh, per forza di cose, la Choice Scarf non è il suo strumento. Minchia, prima mi sono veramente preoccupato perché pensavo di aver fatto saltare questa lotta per via della mia connessione. Vedete, questa è la prova di quanto la mia connessione sia fantastica. Ci mette a volte più di un giorno per caricare video. E questo è il motivo per cui vedete sempre più raramente la Nuzlocke su Pokémon Nero 2. Ok, Waterfall quindi non è scarfato, proprio sto cazzo che è scarfato. Steltrock gliele pezziamo in culo. E l'avversario si è ritirato. Ottima vittoria. Ho avuto un déjà vu, ma ottima vittoria. Adesso avrei sostituito Red. Questo ve lo dico, avrei sostituito Red per mantenere la mia custa Berry e fare un po' qualche trollata a qualcuno successivamente. Non eravamo in una posizione eccellente, ma potevamo fare ancora molto male all'avversario, quindi ci sta che si sia ritirato, onestamente, ci sta. Ma era ancora tutta da vedere la lotta. Vedevo meglio lui rispetto a me. Ma cazzi suoi, si è ritirato, vittoria nostra, quindi le abbiamo vinte tutte. Questa è la conclusione, tranne quella là da cui sono uscito, ma abbiamo pareggiato con quella neanche iniziata. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a commentare qua sotto, ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e soprattutto a condividere il video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao! Però sarei veramente a cavallo. Sono andato per la tossina perché so che il mio avversario è un Pokémon di tipo veleno e due di tipo acciaio. Ieri ho sconfitto Ho, però non sono riuscito a catturarlo, ancora non sapevo come fare a catturare con più probabilità i Pokémon.